Innanzitutto un ringraziamento al Comitato ZFM per l'impegno che sta mettendo quotidianamente in questa attività di presidio, ma anche nelle attività svolte precedentemente ad arrivare qua al presidio. Poi il mio appello è rivolto soprattutto in questo momento ai deputati nazionali affinché si impegnino al massimo per poter portare ad ultimare questa attività in modo tale da darci la possibilità di agevolare il territorio di questa fiscalità, in modo tale che le aziende, le imprese ne abbiano un beneficio, ma un beneficio non solo per loro ma per tutto il territorio. Siamo qua oggi al presidio insieme al comitato e altri 133 sindaci che lottiamo affinché venga esitata la legge sulla fiscalità di sviluppo, che per il nostro territorio, per le aree interne di Sicilia è sicuramente l'ultima possibilità che abbiamo per evitare lo spopolamento del nostro territorio, che ormai è un crescendo ogni anno. I giovani vanno via, abbandonano il territorio in cerca di occupazione nelle aree metropolitane o comunque al nord, le aziende chiudono. Quindi la desertificazione a cui stiamo assistendo ormai penso siamo a un punto di non ritorno. O si interviene con questa legge oppure il nostro destino è abbandonare il territorio. Quindi la legge porterà sicuramente uno scossone all'attività economiche locali e renderà le nostre aree attrattive per ulteriori attività economiche, quindi porterà sviluppo, occupazione e di conseguenza ripopolamento. Questa è la nostra speranza e penso che spero, pretendo che i deputati nazionali, specialmente quelli i siciliani, pressino affinché possa essere esitata nei più brevi tempi possibili. Non abbiamo più tempo, non possiamo più aspettare.